è un film che io ho amato molto. È il film di Emiliano Corapi. Vieni qui, Emiliano. Daniele Liotti e Donatella Finocchiaro. Grandi attori e una regia straordinaria. Che piacere avervi qui. Io penso che vi dovete sentire un po' emozionati. Tutta molto, sta gente a vedere il tuo film. Calabresi, tutte e due. Donatella siciliana. Bene. Questo film, come hai lottato per realizzarlo? È un noir. Di solito in Italia i noir non si fanno. Perché hai deciso di fare questo noir? Era un film che volevo fare, molto semplicemente. Amavo la storia. Non è facile trovare un film che, del quale si è convinti. E quindi alla fine ho lottato per fare il film. Molto semplice. Sì, senti, hai scelto una Donatella Finocchiaro che è una padovana incredibile. È una settentrionale. Ligure. Ma era riconoscibilissima nel ruolo, bravissima, lei è bravissima. Un Daniele Liotti, anche lui, strepitoso. Quindi, Daniele, saluta, vediamo il film. Buonasera a tutti. Buonasera. No, io sono stato scelto perché non c'erano soldi. E tutti gli altri attori erano impegnati. Io era un po' che non lavoravo. E il regista mi ha chiamato e mi ha detto ti andrebbe di fare questa parte. Ho accettato. La verità. E sola che sei, diciamo, la verità. La sei. No. Mi sono innamorato di questo copione, di questa sceneggiatura, Emiliano può confermare. Mi sono innamorato appena letta, era buttata in un angoletto della mia agenzia, c'era scritto sopra per Daniele Liotti, ma siccome ne ricevo tante hanno pensato bene di non darmela. Io come sono entrato ho visto questo bigliettino con Daniele Liotti, ho preso questa sceneggiatura furtivamente senza dire niente a nessuno, me la sono letta e mi sono messo subito in contatto con Emiliano e devo dire che ho fatto carte false per fare questo progetto, per prendere parte a questo progetto, perché è vero che di soldi ce n'erano pochi, possiamo dirlo, no? Di solito le opere prime sì. Hanno questa difficoltà. Sì. C'era, diciamo, un rimborso spese. Ancora di meno di questa difficoltà di cui parlo. Esatto. Corso spirito. Vabbè, non si può dire la verità questa sera. E comunque, nonostante tutto questo, è stata un'esperienza bellissima sul set, perché appunto ci siamo stretti l'uno con l'altro, quindi questo gioco di squadra, questa sensibilità, questa solidarietà per stare tutti insieme e portare a termine un, credo, film di cui tutti noi possiamo andare abbastanza fieri. Donatella. Sì, è un sono contentissimo film di averti qui. Ah, grazie, sono contenta. Grandissimo. Ma io, che dire, era un piccolo film, produttivamente era un piccolo film, perché sicuramente anche a livello distributivo ha avuto delle difficoltà questo film. È uscito? Sì, quando ha nevicato in Italia. È uscito quando ha nevicato, purtroppo. In quei giorni lì. Quanta gente c'è. Però devo dire, insomma, che secondo me è proprio dovere sia degli attori in questo momento storico in particolare che dei produttori investire appunto nelle opere prime, ma proprio per creare una nuova generazione di autori. Chiaro. Perché insomma è facile fare film con gli autori già bravi e consolidati, però fare le opere prime è un rischio maggiore, e il rischio è quello che poi i film non escono bene, escono male. Però questo film comunque ci ha dato delle piccole e grandi soddisfazioni, perché sia però la riuscita finale del film, sia il fatto che è andato in tantissimi festival, ha vinto ad Annecy, ha vinto Vinicio Marchioni il premio come miglior attore, insomma ha avuto poi una sua visibilità nei festival, e pazienza, in questo momento ci accontentiamo di questo, però è stato un piccolo successo. Vi piacerà e godrete.